Buonasera a tutti cari amici di YouTube, benvenuti sul mio canale, io sono Samuele Giove, questo è il mio canale, benvenuto a te che sei un vecchio iscritto, benvenuto a te che sei un nuovo iscritto. Oggi la rubrica che tanto tanto vi piace, la posta del cuore, l'apprezzate sempre tantissimo, mi avete inondato di email, davvero e di questo vi ringrazio. Fra tante ne ho scelto una che a mio avviso è molto di attualità, quindi potrà sicuramente interessarvi al mille per mille. Scopriamo subito insieme di cosa si tratta. Prima però, come sempre, chiamiamo lei la seconda star del programma. 3, 2, 1, sigla! Da ShareTube, una piattaforma che vi permette di acquistare servizi, montaggi video, insomma tanto 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 altro ancora. Potete davvero utilizzare il codice sconto che trovate qua sotto, SamuShare, che vi dà l'opportunità di avere un ulteriore sconto laddove voi decidiate, vi consiglio di farlo, di acquistare qualcuno di questi servizi. Oggi vi dicevo appunto rubrica del cuore, andiamo a leggere una email che mi è arrivata fra le tante. Mi avete davvero inondato, mai come in questo periodo mi avete inondato di tante mail, è stato veramente difficilissimo scegliere, ma ho scelto l'email di Valentina, che recita così, leggiamola insieme, la trovate scritta da qualche parte. Ciao Samuela, sono Valentina, ho 20 anni e ti scrivo dal Veneto. Ciao, benvenuta e un saluto a tutto il Veneto. Ho scoperto il tuo canale da poco e mi sono subito iscritta perché sei bravissima e ho deciso di iscriverti perché sai porti in maniera delicata ed intelligente verso argomenti a volte anche scabrosi. Grazie Valentina, grazie davvero. Ti scrivo perché ho bisogno di un consiglio. Data la situazione attuale, come sai, non è possibile frequentare palestre, perciò sovente indosso abiti sportivi e pratico jogging nelle vicinanze della mia abitazione. Ed è qui che sorge il problema. Puntualmente ricevo fischi e apprezzamenti di poco gusto che mi stanno spingendo a non praticare più questa disciplina. Tu cosa faresti al mio posto? Non ne parlo con nessuno perché mi vergogno, ma con te non ho questo problema. Aspetto una tua risposta e continua così, perché veramente ci aiuti con i tuoi consigli. Ciao! Valentina, benvenuta, benvenuta fra di noi. Grazie intanto per tutti i complimenti. Un abbraccio a tutto il Veneto, so che mi seguite tantissimi, quindi davvero un abbraccio. Allora, intanto non c'è mai da vergognarsi quando si fanno le cose, insomma, inerenti a non violare nessun tipo di regole. Punto primo. Punto secondo, è successo tante volte anche a me, succede tante volte anche a me, ma succede anche adesso, quando magari a volte, quando vado a portare i miei figli, vado in supermercato, succede anche a me. Il catcalling, perché sapete benissimo che è comunque un fenomeno che sta davvero interessando tantissimi, sta prendendo piega, perché il catcalling è davvero venuto alla luce soprattutto per uno di di quelle denunce di una famosa. Non faccio il nome, di una famosa figlia di una showgirl che davvero ha denunciato sulle sue pagine Instagram uno di questi casi ed era proprio quasi inerente al tuo. E da lì poi sono susseguite tantissime altre vicende analoghe. E devo dire la verità che intanto questo termine non ha una traduzione, no? Quindi se vogliamo un po' parlare delle origini, cara Valentina, non ha proprio una definizione, non ha una traducibilità. Quello che ti posso dire è che è comunque una piaga sociale anche questa, che però pensate, in Francia è punibile con una multa, se non ricordo bene, intorno ai 750 euro. I francesi hanno già capito, insomma, che questo stato di cose può davvero tantissimo creare delle problematiche, come per esempio è successo alla nostra Valentina, come è successo a te, Valentina. Quindi è punibilissimo. Da noi, ancora in Italia, no. Quindi, a meno che non ci si avvalga dell'articolo 660 del codice civile, che diciamo parla quasi, a volte si ha dell'introspettività con lo stalking, ma deve esserci tutto un discorso un pochettino più accurato, purtroppo non è un fenomeno che non è punibile, purtroppo. Allora,
Ciò, che cosa devo, cioè, è veramente scioccante che nel 2021 ancora ci siano delle persone che ancora fanno degli apprezzamenti, ma ti ripeto Valentina, non succede solo a te, succede anche a me, ma è successo anche sempre ed è davvero di poco gusto, no? Quando magari ci sono quegli apprezzamenti che davvero ti fanno davvero, davvero... ci rimani male perché ti dà anche, come credo lo fa anche a te, ma in tutte le ragazze, le donne alle quali è successo, uno stato di inquietudine, no? Di sofferenza. A me tante volte succede che poi magari nel tragitto di tornare a casa magari si ha questo stato di paura, di tensione. Purtroppo, ripeto, ribadisco, non è ancora punibile dalla legge, perché secondo me se fosse punibile, secondo me andrebbero molto meglio le cose, perché sai, quando si va incontro, quando si sa di andare incontro ad una bella multa, secondo me sarebbe molto molto più attutibile la cosa, la faccenda. Valentina, intanto quello che ti dico è che sicuramente non devi assolutamente smettere di fare quello che fai, anche perché lo sport, soprattutto in questo periodo, nel modo in cui lo fai tu, a volte lo faccio anch'io, fare una bella corsetta intorno a casa, è l'unico modo che abbiamo anche un po' per scaricare, oltre che far bene proprio fisicamente al nostro fisico. Quindi assolutamente no, non devi assolutamente demordere e non devi vergognarti. C'è altra gente che si deve vergognare di fare quello che comunque fa e continua a fare, e che anche perché credo e sottolineo che questi tipi di apprezzamenti siano insomma dovuti a fatti, siano insomma sì da persone che non possono definirsi uomini, no? Perché un complimento fatto con delicatezza, un complimento fatto davvero anche con molto stile, con molto garbo, fa anche piacere, ma laddove sfocia in volgarità o anche davvero, perché ho sentito davvero dei complimenti molto, molto, molto pesanti, ma fatti proprio con volgarità, ecco, laddove c'è volgarità davvero è tutto molto più pesante, perché magari un conto è fare un apprezzamento, ma ripeto, farlo con garbo, con intelligenza, con quella delicatezza, no? Che renderebbe tutto molto più leggero e non in quel modo. Quindi Valentina, assolutamente non demordere, anzi, il messaggio che deve assolutamente arrivare a tutte le donne che come te purtroppo hanno avuto questo tipo di esperienza, mi raccomando, non demordete, anzi, comunque ignoratevi, perché al momento tutto quello che possiamo fare è ignorare, denunciare, come magari anche ha fatto appunto quella figlia di quella showgirl che l'ha fatto tramite Instagram, magari denunciando, chissà se chi di dovere approvi una legge che appunto punisca determinati comportamenti. E magari, anzi, denunciamo tutte queste cose, magari appunto questa grande voce prende sempre più piede, come vi dico sempre, l'unione fa la forza. Valentina, io ti saluto, mi raccomando, non demordere, come te succede anche a me, succede purtroppo a tantissime ragazze che sono certa ci stanno seguendo, mi stanno seguendo. Ragazzi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate sotto giù nei commenti, fatemi sapere se anche a voi è successo. Valentina, io ti abbraccio tanto tanto, mi raccomando, forza, tutte le donne siamo una forza e benvenuta sul mio canale, in una bella community, la mia community è una community anche fatta di donne molto molto forti, quindi sono certa che ti lasceranno dei commenti molto molto, come dire, fortificatori. Quindi sicuramente ti sentirai supportata. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanella in modo tale che vi siate avvisati tutte le volte che c'è un nuovo video. Mi raccomando, mai come in questo momento, tanti pollici in su per supportare Valentina e supportare tutte le donne che magari si trovano in queste situazioni. Facciamo sentire la nostra voce, facciamo sentire il nostro desiderio che appunto venga concepita una legge che dia la possibilità di punire determinati individui che comunque sono gli artefici di questi bruttissimi comportamenti. E fatemi sapere appunto nei commenti che cosa ne pensate, come fare per non perdere il mio video. Vi ricordo che intanto vi dovete iscrivervi.
pigiando qua sotto trovate le scritte iscriviti, la rossa la fate diventare scura, pigiate con lo stesso principio anche la campanella e una notifica vi avvertirà tutte le volte che esce un mio nuovo video. L'iscrizione sarà comunque gratuita assolutamente, sarà comunque un passaggio importantissimo che appunto vi permetterà di non perdere nessun mio video. Ci sentiamo sempre tutti i social, sapete benissimo che tutti i miei video escono ogni venerdì alle 18 puntuali come vedete qua sopra e sono tutti ormai in tutti su Facebook, in tutti ormai, ecco non mi veniva il termine e quindi mi trovate su Facebook, su Instagram, dove volete voi, insomma ormai ci sono, come sempre vi ricordo che se entrate nel mio cuore da lì non uscirete più, condividete questo video, fate in modo che comunque tante donne si sentano supportate e tante donne insomma non si sentano più sole. Io vi abbraccio, vi mando un bacio grande grande, un bacio spettacolare, speciale proprio a te Valentina, ce la possiamo fare tutti quanti insieme, ricordate come sempre che con Sam in cucina, anche la posta del cuore, ogni creazione è divina. Ci vediamo venerdì prossimo con un video molto molto particolare. Forza, che tutti insieme ce la faremo. Un bacione grande grande.